Ok, ho deciso di realizzare questo video, venire allo scoperto mostrando diciamo, trucco che tutti conoscono per risolvere il mal di schiena, l'ernia di scapito, cioè che tutti i clinici esperti conoscono, ma che nessuno vi ha mai detto finora. Il primo trucco per risolvere il mal di schiena, l'ernia di scale, è comprendere e capire appieno che non esiste correlazione significativa tra lombalgia, low back pain, mal di schiena di origine meccanica e ernia di scale. Oramai sono decine di studi, letteratura che hanno mostrato che ci sono soggetti con protrusioni, ernie L5-S1, L4, L5 che non hanno alcun sintomo e quindi non hanno alcun mal di schiena, ci sono soggetti che non hanno veramente una risonanza magnetica pulita in cui non ci sono né protrusioni né ernie, che hanno mal di schiena veramente disabilitanti. Quindi questa è la prima cosa da capire per risolvere il mal di schiena da ernia di scale e capire che non esiste il mal di schiena da ernia di scale. La seconda cosa fondamentale e assumersi la responsabilità del proprio mal di schiena. Molti pensano che il mal di schiena abbia avuto origine da eventi improvvisi, avversi, eventi climato-ambientali, il colpo di freddo, altri invece pensano che sia una sciagura caduta dall'alto. In qualche modo, visto nella mia pratica clinica, che viene percepita come una sfortuna, cioè un blocco improvviso della schiena. Quel blocco improvviso, il classico colpo della sega, in realtà è stato, diciamo, soltanto l'ultimo evento di una serie di eventi e quindi solitamente il paziente che arriva al primo colpo della sega ha già avuto nella sua storia giorni in cui accusava pesantezza di livello lombare, giorni in cui il suo organismo gli inviava dei precisi segnali. La responsabilità del mal di schiena sta semplicemente in una serie di abitudini, perché si è visto che il low back pain è un qualcosa di multifattoriale, dipende da abitudini negative come la sedentarietà, da squilibri muscolari, da disturbi di precisione del movimento, da posture, allineamenti ripetuti e mantenuti nel tempo e da una tendenza alla catastrofizzazione riguardo il proprio organismo, quindi potremmo dire i classici pazienti ipocondriaci. Questa concatenazione di eventi, unita a fenomeni psicologici, sociali, biologici, come ad esempio la classica anche ernia di scale, concorrono diciamo, a far sviluppare il mal di schiena. Però il paziente deve essere capace di assumersi la propria responsabilità della situazione mal di schiena per intraprendere un processo di risoluzione. Il terzo step per risolvere il mal di schiena, a questo punto non diciamo più il mal di schiena, l'ernia del disco, è sostanzialmente affidarsi a dei professionisti. Online si trovano un sacco di soluzioni generaliste, quindi i classici video tutorial in cui si può andare incontro ad un danno. E basti pensare che ho visto, ed è esperienza comune, l'hanno visto quasi tutti, che nei classici corsi di posturale nelle palestre, a volte, soggetti con stenosi del canale lombare, a questi soggetti viene proposta l'estensione lombare per il trattamento e questi soggetti vanno incontro ad un grosso peggioramento. Io ho sempre detto che l'esercizio è naturalmente che un clinico sa perché questi soggetti vanno incontro ad un grosso peggioramento. Ho sempre detto che l'esercizio, anche il banale esercizio, per considerarsi terapeutico, diventa un farmaco e quindi il farmaco può essere un medicinale che va a curare, ma può essere anche un veleno. Non tutti, un esercizio che va bene per un paziente in base alla sua conformazione, in base alle sue posture mantenute, ai suoi squilibri posturali e di precisione del movimento. Un esercizio che può andare appunto bene per un paziente può non andare bene per un altro paziente ed essere dannoso. Quindi non esistono le soluzioni generaliste oppure le macchinette, farsi vari cicli di macchinette.
Sono soluzioni, possono essere palliative in alcuni casi, e in altri, come ad esempio i vari corsi di gruppo o i vari tutorial online, possono apportare anche danni abbastanza importanti. E questi sono i tre step fondamentali per risolvere il mal di schiena.